Radio Radicale, siamo con Gennaro Migliore di Italia Viva, presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, per parlare con lui del voto che c'è stato oggi qui a Montecitorio sulle modifiche allo statuto della Corte Penale Internazionale. Allora, si tratta di un tema molto delicato. L'Italia ha firmato queste modifiche nel 2010, poi nel 2017 sono diventate votabili da tutti i parlamenti e con 4 anni di ritardo, su iniziativa del Parlamento e non del Governo, questo è molto importante, sono arrivate qui al voto della Camera dei Deputati. Allora, hanno fatto discutere gli articoli 8 e 8 bis delle modifiche approvate, che introducono delle forti novità per quanto riguarda il modo di agire del Tribunale Penale Internazionale. Si introduce il reato sul blocco navale, gli interventi a difesa degli interventi di aggressione militare. Allora, che cosa è cambiato? Ma direi innanzitutto che c'è una iniziativa tempestiva, sebbene con qualche anno di ritardo, del governo italiano perché questi emendamenti allo statuto della Corte Penale Internazionale possono entrare in vigore solo se ci saranno 30 paesi che li sottoscrivono e che li approvano nei loro parlamenti. Allora, 30 paesi sono dal 2017. Sì, dal 2017. Questo vuol dire che nonostante ci siano tre paesi che sono membri del Consiglio di sicurezza che non hanno ratificato questi emendamenti, Cioè, Stati Uniti, Russia e Cina. Stati Uniti, Russia e Cina, c'è bisogno comunque di un grande rilancio del multilateralismo. Credo che peraltro nel 2017 era Trump a presiedere gli Stati Uniti, oggi probabilmente potrebbe esserci un ripensamento, ma questo non lo so, quindi verificheremo nel corso dei prossimi mesi. La cosa che sottolineo molto importante è che la definizione di aggressione che viene statuita dalla nuova formulazione dell'articolo 8 della Corte, dello Statuto della Corte, rappresenta un'innovazione importante anche alla luce di quelli che sono atteggiamenti apertamente violazioni della Carta delle Nazioni Unite che riguardano l'aggressione nei confronti di un altro paese e anche la polemica che c'è stata in quest'Aula da parte per esempio dei Fratelli d'Italia e della Lega sul tema del blocco navale non riguarda in alcun modo l'azione legittima di un'eventuale difesa del paese, ma l'aggressione che verrebbe a costituirsi nel caso in cui ci fosse o un'occupazione di territorio o un blocco navale o un intervento che si configurasse in violazione appunto della Carta delle Nazioni Unite. Quindi si tratta di sanzionare comportamenti che sul piano del diritto internazionale si configurerebbero come criminali. Non è certamente in alcun modo coinvolta l'azione legittima delle forze armate, in particolare quelle italiane coinvolte nelle missioni all'estero. Ecco, qualcuno ha parlato di ingerenza della Corte Penale nel diritto interno. No, non credo. La Corte Penale, che come sappiamo processa i crimini d'odio e di genocidio, insomma, interviene in questi casi anche nel momento in cui ci sia per esempio una dittatura, un colpo di Stato, è evidente che i criminali che sono stati condannati dalla Corte Penale Internazionale nel loro paese magari non sarebbero stati condannati perché magari sono sotto il loro controllo. Quindi è un esercizio della giurisdizione che appartiene alla violazione di principi universali e questo onestamente credo che sia una garanzia. Inoltre voglio dire che è uno strumento del multilateralismo e noi dobbiamo sempre di più sapere che in un mondo interconnesso e con delle responsabilità molto estese e collettive bisogna rilanciare al massimo il multilateralismo ed è meglio che ci sia una corte che giudichi al di là di quelle che sono le controversie bilaterali. 119 voti non sono un po' tanti contro?
Beh, queste sono le motivazioni, bisogna chiederle a chi ha votato contro. Io rispetto sempre il voto del Parlamento, credo che il dato importante sia il fatto che sia passato. Bene, la ringrazio, grazie a Gennaro Migliore di Italia Viva.